John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Molti di voi senz'altro si domanderanno: ma perché i canali italiani sono popolati di persone o comunque di programmi che parlano, la TV italiana perché è popolata di programmi che parlano di strage, di morti, di accadimenti non positivi, e che comunque se ne parla in studio, e c'è proprio questo continua ricerca del colpevole ogni giorno? Perché? Perché come sono nati tutti quei, come è nato tutto ciò? Tutto ciò è nato nel 1981, ragazzi, sono qui per parlarvene. Che cos'è Vermicino? Vermicino è dove inizia tutto. Siamo al 10 giugno 1981, è il 10 giugno 1981 quando Alfredino Rampi, di 6 anni, torna a casa senza il padre, chiede il permesso al padre di poter tornare a casa da solo, che era molto molto vicino, e poi comunque era un posto dove si poteva vivere tranquillamente, così come anche il figlio potesse fare 10 passi per andare a casa nonostante avesse 6 anni. Il padre acconsente e lo lascia andare. Durante il percorso Alfredino Rampi cadrà dentro un pozzo che appunto diciamo larghezza sarà sufficiente per farlo cadere, ma di lunghezza sarà veramente sproporzionata, un pozzo scoperto del quale non si sapeva l'esistenza. Da qua, ragazzi, parte il buio. Perché? Perché è la prima volta ufficiale che le emittenti televisive si precipitano sul posto. È la prima volta ufficiale che l'Italia, per quanto riguarda la TV, cambia la programmazione, ragazzi, perché il palinsesto italiano era fisso. Rai 1, Rai 2 e tutti gli altri programmi erano, tutti gli altri canali erano ovviamente a palinsesto fisso. Tutti i canali si unificarono, andarono a reti unificate per mostrare appunto il dramma di Vermicino, quello che stava accadendo ad Alfredino Rampi. 18 ore di diretta televisiva continua, ragazzi, 32 milioni di spettatori. Era l'Italia intera che era caduta in quel pozzo. Lì si capisce come questo tipo di programma, questo tipo di trasmissione, che io assolutamente non condivido, in Italia funzioni. Il palinsesto, che era fatto di quiz, di trasmissioni sportive o ancora di cartoni animati, viene per la prima volta drasticamente cambiato. TG1 e TG2 si muovono in base a quanto succede a Vermicino. Tutto viene cambiato, ragazzi. La cosa strana, diciamo, la cosa che veramente però porta a un cambiamento è l'unicità, quello che viene ripreso, quello che viene messo in onda, per come viene messo in onda. Ad esempio, tutto accade seguendo il filo appunto di una sola telecamera, si sentono urla, si sentono degli strilli, accorre tantissima gente, ragazzi, accorrono i soccorritori, ci provano. Prima cercano di scavare una buca parallela al pozzo dove è caduto Alfredino, però questo, ragazzi, non riesce, non fa altro che allargare e farlo cadere ancora più giù. Allora provano a chiamare dei contorsionisti o ancora dei nani per farli calare, ma riescono solamente a toccare Alfredino, che cade ancora più giù e non riesce a salire su. Ci provano poi con una lastra che addirittura resta incastrata e fanno ancora peggio. Qua, ragazzi, la morte diventa cerimonia. A Vermicino la morte diventa ufficialmente cerimonia. Si capisce quanto per gli italiani sia intrigante vedere ciò, il che fa veramente schifo, sinceramente fa veramente schifo. È un pozzo, ragazzi, che è largo 40 cm ma è lungo 60 metri. Addirittura provano a far calare un walkie-talkie, una radiotrasmittente verso il bambino, ma si sente il bambino che appunto piange, si lamenta, si dimena, ma in realtà serve veramente a poco. Tutto è un caos totale. Addirittura un ragazzo di 15 anni prova ad entrare, cerca di salvarlo, ma gli viene negata la possibilità per non rischiare di far cadere anche lui. Tutti ci provano, nessuno ci riesce, e alla fine, ragazzi, il bambino Alfredino Rampi muore. Alfredino Rampi muore dopo 18 ore di diretta televisiva continua. Noi a Vermicino scopriamo un'Italia sì coraggiosa, un'Italia sì generosa, ma un'Italia inadeguata assolutamente a questo tipo di situazioni, e un'Italia che è interessata
assolutamente a questo tipo di situazioni. Qui nasce la TV del dolore. Questo, ragazzi, era un video nel quale volevo spiegarvi appunto da dove nasce tutto questo. Dopo questo sono nati appunto i vari programmi che ogni pomeriggio, ogni giorno ci occupano le giornate parlando di strage e di drammi. Da qua nasce tutto, ve lo volevo far sapere. Fatemi sapere qua sotto se già conoscevate questa storia, qualcuno l'ha vissuta, se insomma l'avete vissuta e qualcosa ho omesso, vi invito a scrivermelo qui sotto perché è comunque interessante. Io l'ho studiato, sono un classe, sembro un calciatore, sono un 96, quindi insomma nell'81 non ero nemmeno in procinto di nascere, anzi. Però, a parte questo, l'ho studiato e mi sono documentato. Se voi l'avete vissuto, sapete qualcosa di più, ben venga, scrivetelo qua sotto nei commenti. Lasciate mi piace se volete che io tratti ancora questo tipo di argomenti. Vi ringrazio, come sempre, per la visione. Buon shalalala e noi ci vediamo ad un prossimo video.